Nella remota ipotesi in cui qualcuno non dovesse ancora conoscere il gioco dell'ascia d'oro, questa è l'occasione per porvi rimedio perché questo è Golden Axe! Andavi al bar e trovavi questo bel giochino creato da Siga. Qua possiamo scegliere tra il barbaro coatto, Ernano maledetto e la Amazzone. Ha scelto da solo l'Amazzone. Allora, qual è la storia? Praticamente il cattivone di turno ha rapito il re e la principessa. Si è impossessato del regno e noi dobbiamo liberare tutto. Come? A forza di spadate, calci in bocca, cazzotti a destra e a manca, spallate, calci al volo e così via, insomma. Ambientazione fantasy, hack and slash, quindi ci tua. Parliamo di un picchiaduro a scorrimento orizzontale, ambientato, ripeto, nel mondo fantasy, quindi ci sono draghi, mostri, magie e quant'altro, insomma. Ecco, nani, perché pure i nani che ci danno le ampolle per lanciare le magie. Più ampolle abbiamo e più sarà potente la magia. Ed attenzione, perché vi ricordate il mio video di Altered Beast quando cito, no? Quell'animale che mi sembrava di averlo visto in Golden Axe? Ebbene, è questo. Suppongo che sia questo, insomma. Tra l'altro il gioco è sviluppato come Altered Beast da Sega, o Sega, se siete di Roma. Attenzione! Questi sono i gemelli del destino col martellone de Thor. Allora, con il tasto spazio, in questo caso non faccio un cazzo, eccolo qua, con lo spazio lancio la super magia. Poi potete saltare, dove vai? Che ti sfracello l'anima. Affanculo, mi ha ammazzato. Poi, oh, devo salire in groppa, tacci tua. Poi potete saltare, essere respinti. Saltare e fare l'attacco dall'alto, no? E basta. Questo è il bonus in cui... Oh sì, però ti devi svegliare. Più attacchi fate allo gnomo, ecco fatto, solo due. Vabbè, e più si poteva recuperare il bonus, quindi le ampolle aumentavano la potenza della magia. Qua ammazziamo... No, no, noi dobbiamo ammazzare Fabri. Scendiamo giù. Scendiamo giù perché scendiamo su è un po' difficile, giustamente. Ecco fatto, lui c'ha la mazza chiodata e si sente coatto, no? E dobbiamo ricordare noi chi siamo. Una bella amazzone, ecco fatto. Oh, hai rotto le palle. Oh, attenzione, il super drago! Sì, oh, non devi caricare però così come matti. Oh, devi scendere, cioè... Oh, mi devi dar drago, tacci tu... Oh, ci tua... Oh, mi devi dar drago, cioè, non è che ci stanno altre scelte, eh? Non salì. Oh, facci tua. Guarda, guarda mo come scappa. Sci vostra. Guarda, è scomparso il drago. Ah no, eccolo, eccolo. Te. Ah, un po' quanto so coatto, con sputo di fuoco. Salta il drago. Salta pure il drago, attenzione. Quindi niente, bisogna... Oh! Bisogna sconfiggere i vari boss, perché alla fine di ogni livello c'è un boss, e sconfiggere il cattivone di turno. Niente di diverso rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso, insomma, bene o male. La ricetta è sempre quella. Platform, in questo caso avventura a scorrimento orizzontale, va a fare in culo. Te, guarda il bercaccio volante che ti ho dato. Devi scendere. No, no, no. Oh, grande. Oh, con sto doppio, sta corsa. Ok. Ecco, e questo chi è? Il più coatto? Sto scheletro? Cazzo, te brucio le ossa, mica madonna. Ok. Questo era il boss? Ah, vedi che svolta. Oh, quello verde, che era quello verde? Che, non mi ricordo. Ah, il polletto. Sì, che è inutile praticamente. Oh, un'altra! Un'altra, attenzione, super combo! Io ho incastrato la super combo, mamma mia!
Ma vedi che sparo le palle di fuoco, mortacci vostra. Oh, buono con qua la mazza. Oh, tu ti devi fermare e mi devi dare le ampolle. Oh, caga le ampolle, grande. Te, super massimo, qua gli sparo l'anima, gli sparo. Morirò in 3, 2, 1, guarda. Oh, mamma mia, che liscio. Una prerogativa dei giochi dell'epoca è che non potevi scegliere la difficoltà. Voi mettevate il gettone e giocavate, insomma. Ma come è giusto che sia, tra l'altro, perché le fighette scelgono il livello. Gioco a livello facile, gioco a livello medio. Non esiste. Dobbiamo morire tra atroci sofferenze e tra le rosicate più assurde. Questo invece, già che lo vedo regalato, te sparo lo spazio così, ed è super coattissimo il drago. Questo è il Bamut che io ho lasciato. Tacci tua! Ma sei spadata che mi hai dato? Oh! Attenzione, perché ho visto le ampolle? Vabbè, ho fatto a pezzi perché il Bamut regnava sovrano. Oh, oh, e a canna, vaffanculo. Oh, ok. Io che pensavo che questo fosse il boss. Che ad essere sincero, oltre questo punto non so come è andato. Sì, sì. Un altro, così facciamo una gag bang, no? Dai, sì, pure tu lassù, vieni. Oh, a posto. Proprio circondato. Manco cicciolina speravo così tanto. No, io voglio cambiare personaggio, tacci tua. No, ho premuto game over. Dovrei cominciare da capo, ma... Dovrei cominciare da capo. Ma questi non finiscono. Questi non finiscono, cazzo. Dove forza lanciargli sta magia. Oh, oh, placate, 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 placate. Ci tua. Cioè, mi servivano tipo 30-40 mila lire per finire il gioco? Cioè, non so quanto cazzo di soldi ci ho messo adesso. Vabbè. Ok. No, Gesù mio, sti scheletri. Ma se rascio come? Vedete, attenzione! Il falco, ecco. Un falco ione. Posso di falco. Un falco, ecco, ho fatto il coglione. Riprendiamo il mitico drago. Questi c'hanno il vizio che te sempre passa dietro. Maledetti rompipalle. Oh. Guardalo, guardalo, guardalo. Ecco, ginocchiate, cose, risse. Tacci tua. Ecco fatto. Che cacacazzi, che cacacazzi. Ecco. È vero che c'è crediti infiniti, però è pur vero che questi stanno rompendo le palle. I cavalieri rossi. Cioè, non è che ce ne sta uno, ce ne stanno due. Il mio tempismo è quello che è. Intanto con una botta così, non gli ho fatto una mazza, probabilmente. Come il più coatto di Roma Sud, io gli do proprio dei capocciate proprio. Te, de incornate. Oh, ma fosse che è rotto il cazzo. Come la vedi? E niente, raga, questi sono parati il trucco. Mamma mia, che liscio. Che cazzo fai? Mi lanci in aria così. Te, te, guarda che combo. No, vabbè, cioè... E vabbè, con sta scudata, mo che voli dimostrare? Che sei forte perché mando sta scudata. Che straccia palle, oh. Oh. E non era il boss. Attenzione perché c'ho pure che qua c'è il boss. E vedo un'ascia enorme. E sicuramente il padrone dell'ascia è incazzato come un maledetto. Sarà quello finale? Golden Axe, in teoria. Questo sarà forse quello finale. Allora, io la prendo l'ascia intanto. Ah sì, è quello finale. Attenzione, sono arrivato al boss finale, ragazzi. Non me lo aspettavo. Matto. Matto. Subito un'incornata. Ecco. Ma è vero. Continuo. E vai subito con le ampolle. Con le quattro ampolle del destino. Ok. Oh. Ok. Che c'è? Il raggio quello che insieme. Ah no. Oh, piano, piano. Piano. Cioè, il liscio ho fatto. Porco Dio. Niente, non muore.
Cioè, abbiamo scoperto che sto scheletro è più forte di tutti, raga. Perché lui è coatto. Beh, guarda quanto è bello. Non muore, non muore. Ah, gliel'ha fatta a crepa. Ora siamo solo io e te. Dove cazzo vai? Ma dove vai? Ma dove vai? Ma se... Ecco fatto. Dove vado io, tra l'altro? Sei super regalato, sei. Oh, piano con st'ascia. Dai che è morto, dai che è morto, ma la sento. Dai che è morto, dai che è morto. Oh. Cioè, manca a dire che c'è una strategia, perché comunque siete secca. Allora, io mi allontano, no? Guarda, beh, che c'è il colpo che segue. Ok. Lascia un petto. Lascia un petto, te devi finire. E te è finito un petto. Affanculo, adesso liberiamo il re e la principessa. Il re può anche morire, la principessa ce la sgobbia. Oh, t'ho salvata la vita, dove vai io? Fa la brava, eh. Un tuffo nel passato per i nostalgici come me. Questo era Golden Axe. Grazie per aver visto il video. Al prossimo appuntamento con i videogiochi del passato. Bella!